I percorsi cinematografici di Alessio Barrettini. Cari amici di Caffè Italia, ben ritrovati a questi percorsi cinematografici. Questo mese voglio parlarvi di titoli italiani più recenti rispetto alla mia scelta di occuparmi di cinema italiano degli anni 60, 70 e via dicendo, dei mesi precedenti. E oggi voglio partire con il titolo forse più contemporaneo di tutti, cioè quel film che è stato sulla bocca di tutti nelle ultime settimane. E si tratta proprio dell'ultimo lavoro di Paolo Sorrentino, È stata la mano di Dio. E non vi voglio raccontare la trama, che effettivamente ormai è nota. Questo film hanno visto, credo, quasi tutti, essendo stato da subito disponibile anche su Netflix, oltre che nelle sale. Ed è un film che ovviamente ha fatto molto discutere. È stato un film che molti hanno amato alla follia e tanti altri hanno invece disprezzato, detestato, discusso, criticato, fate voi cosa. Sicuramente il film ha già, come dire, una sua dignità, tanto che appunto è arrivato a concorrere anche per il Leone d'Oro, ha poi vinto il Leone d'Argento, Gran Premio della Giuria, e ha vinto anche diversi altri premi. Adesso si aspetta per l'Oscar, vedremo se piacerà anche al Grand Jury di Hollywood. Che dire, si tratta di una pellicola indubbiamente particolare e divisiva, come effettivamente particolare e divisivo è Paolo Sorrentino, specialmente nelle ultime pellicole. Di lui si è detto tutto il bene e tutto il male, ma questo è stata la mano di Dio. C'è una cosa che mi interessa soprattutto dire, è che al di là della narrazione biografica, al di là anche dei riferimenti forti a Maradona, alla società napoletana, vista in tutto il suo splendore e anche tutta la sua più traumatica visibilità, c'è un aspetto che è quello strettamente legato al, così, per così dire, romanzo di formazione del protagonista Fabietto Schisa, Filippo Scotti, questo nuovo attore italiano già premiato a Venezia come attore esordiente nella Coppa Marcello Mastroianni. Relativamente a questo discorso, il film, oltre a raccontare dunque la storia di Fabietto, che ovviamente ha centinaia di riferimenti con la storia del regista, autore del film, diciamo lascia in tutte le sue sfaccettature, in tutti i suoi i lati di questo film, tutte le parti che lo caratterizzano, lascia sempre un po' aperta la porta a interpretazioni di là da venire, quasi come se in realtà la parabola stessa di Sorrentino, la parabola cinematografica, la sua carriera arrivata a questo punto, sia in un certo senso adesso ancora in realtà un punto d'inizio, quasi come se a questo punto probabilmente Sorrentino ci abbia detto: guardate che in questo film io sto segnando qualcosa e sto probabilmente voltando pagina ancora una volta nella mia poetica cinematografica. Perché penso questo? Perché in generale tutte le storie, tutte le sottotrame che fanno da contraltare alla crescita di Fabietto Schisa sembrano trovare una improvvisa esplosione
per poi lasciare aperta una porta per poi scomparire, per poi, diciamo così, virare altrove nella continuazione della trama. La stessa figura di Maradona, che la cui attesa nella Napoli degli anni Ottanta è un'attesa spasmodica e segnata dai commenti di Renato Carpentieri, grande caratterista italiano, che lo paragona addirittura a un giocatore politico capace di sconfiggere l'Inghilterra come segno della rivincita dell'Argentina nei confronti dell'Inghilterra per quanto riguardava la battaglia delle Falklands. E la figura di Maradona a un certo punto poi sparisce un po' dalla narrazione, come se in un certo senso questa scelta in realtà sia determinante anche per far progredire la storia stessa. E così accade anche nelle altre situazioni in cui Fabietto Schisa si ritrova, in particolare quella della bellissima zia Patrizia, che ovviamente rappresenta il desiderio, rappresenta anche il motore della ricerca di Fabietto stessa, e che però poi si perde nella narrazione, come dire, seguendo un destino proprio che la farà appunto, ce la farà ritrovare solo alla fine del film, in una situazione molto diversa, e senza che appunto il desiderio di Fabietto, come appunto la narrazione stessa suggeriva, venga soddisfatto. Desiderio che invece, come sappiamo, viene soddisfatto dal rapporto con l'anziana baronessa che vive sopra la casa degli Schisa, e che in un certo senso viene a rappresentare in questo caso una sorta di spinta estrema all'abbandonare le proprie origini, la casa delle proprie radici, in cerca di qualcos'altro. Ma anche questo discorso viene in un certo senso solo segnato, solo ammiccato dal commento del fratello, che si accorge che qualcosa è successo in Fabietto. E così accade anche con la figura di Antonio Capuano, il regista napoletano apprezzato e amato da Sorrentino, che compare qui in questo film interpretando se stesso, interpretando una ulteriore spinta, forse l'ultima spinta che appunto permette a Fabietto di andarsene, e questo famoso invito a non disunirsi sembra quasi un monito a ciò che appunto invece Sorrentino stesso in fondo aveva scelto di non fare, raccontando, come sappiamo, nel corso della sua parabola cinematografica varie situazioni diverse, mettendo in mezzo Roma, mettendo in mezzo la politica, mettendo in mezzo diversi casi, senza però appunto ritornare mai a Napoli come in questo caso. E sicuramente ognuno di questi episodi viene affrontato singolarmente, pur in una narrazione intrecciata, con una modalità appunto forte, con una certa enfasi, che è poi anche giustamente, credo, l'enfasi stessa del modo di sentire di un adolescente che sta compiendo il proprio viaggio alla scoperta di se stesso. E quindi sicuramente Sorrentino ci sta raccontando questo, e nelle tutte le sue contraddizioni. Quindi sicuramente è un film che, come ho detto, è divisivo, ma è divisivo perché le contraddizioni sono proprio costitutive dell'opera di un artista. Quindi al di là dell'amore o dell'odio che possiamo, credo, provare per un autore, credo che non si possa scindere questo
discorso cinematografico da una presa d'atto di ciò che ha caratterizzato Paolo Sorrentino. Un caro saluto a tutti voi. I percorsi cinematografici di Alessio Barrettini.